su e poi rilascia. Respira pure spontaneamente. Intanto, torna al centro, lascia andare. Ok, ancora due volte. Nella prossima ritorna sempre con le braccia lungo i fianchi. Intanto avvicina le spalle e poi vado ad aprire. Quando apro vado ad avvicinare anche le scapole dietro, quindi chiudo e poi apro. Ok, fallo ancora per due volte e poi alla prossima ti fermi al centro, sempre con le braccia lungo i fianchi, braccia morbide, apri bene le spalle, inspira, allungati verso l'alto, mentre butti fuori l'aria fletti il busto verso destra. Torna al centro, inspira e mentre butti fuori l'aria fletti verso sinistra. Cerca di non portare avanti le spalle, torna al centro e fletti. Perfetto. Fallo ancora per due volte. Ancora una verso sinistra. Ritorna poi al centro, intanto comincia a portare anche l'ombelico verso la colonna. Inspira e mentre soffi fletti il busto verso destra e verso levare il braccio sinistro. Mantieni sempre i fianchi sulla stessa linea. Torna al centro e mentre soffi vai a fare cambio. Torno, l'aria, fletto, ancora uno verso sinistra e ritorna poi al centro. Sposta le braccia avanti all'altezza spalle, spingi bene indietro le spalle e mentre soffi apri le croce. Inspiri, ritorni al centro, fuori l'aria, apro. Continua a mantenere sempre dentro l'ombelico. Continua con la respirazione, continua con il movimento. Alla prossima ritorna poi al centro e porta le braccia verso l'alto in posizione V, mantenendo le spalle basse. Inspiro, torno, fuori l'aria, le riporto al soffitto. Ok, sempre con l'ombelico dentro, pensa sempre di allungarti verso l'alto, come se ti stessero tirando. Ancora uno. Ritorno di nuovo con le braccia avanti, e mentre soffio aprile di nuovo a croce. Mi fermo qua, e mentre soffio faccio dei piccoli cerchi con le braccia. Continua sempre con la respirazione. Cresci sempre verso l'alto. Alla prossima cambia giro. Ok, piccolo il movimento, il movimento lo fa la spalla. Alla prossima ti fermi e mentre soffi fai delle piccole oscillazioni con le braccia, come a voler toccare la parete che hai dietro. Continua sempre intanto con la respirazione. Perfetto. Fermati poi sempre con le braccia aperte. Intanto ruota i palmi verso il soffitto e mentre soffi ruota il palmo verso la parete che hai dietro, senza però portare avanti le spalle. Quindi inspiro, ruoto il soffitto, fuori l'aria, porto il piede. Ok, mantieni sempre le spalle basse. Dentro, continua con la respirazione. Ok, alla prossima ti fermi qua, riporti le braccia avanti ad altezza spalle, mentre soffi le riporti al soffitto e vado ad aprire facendo una circonduzione. Quindi inspiro, vado verso l'alto e mentre soffio apro. Metto con l'ombelico dentro. Perfetto. Fallo ancora per due volte. Ok, e poi ritorno qua. Riporta intanto le braccia avanti ad altezza spalle, spingiti bene indietro e mentre soffi sali sulle punte portando di nuovo le braccia al soffitto. Inspiro, torno, mi appoggio di nuovo con i talloni e mentre soffi risali verso l'alto. Torna al centro, sempre un pelico dentro. Ok, alle basse, entrando alle orecchie. Fallo ancora per una volta. Fermati poi al centro, le braccia ad altezza spalle e intanto solleva la gamba destra a tavolino. Inspira e mentre soffi ti stendi verso l'alto la gamba. Ok, stendi anche la punta del piede, torna al centro, sposta la gamba dietro, piega leggermente quella di appoggio. Inspira, torna, tornare lungo avanti la gamba destra, torna al centro, la riporto dietro. Mentre spalle lontane dalle orecchie, dentro, mantieni i fianchi sulla stessa linea. Inclina leggermente il busto quando porti la gamba indietro. Fallo ancora una volta. Ok. Ritorna poi al centro, fermati con la gamba a tavolino, apri le braccia, inspira, vai in torsione col busto verso destra, mentre soffi ritorni al centro, tiro, faccio una torsione, fuori l'aria, torno, ancora una volta, sempre verso destra, torsione, ritorna poi al centro, e mentre soffi, porta la gamba fuori, distendila, inspiro, torno con la gamba a tavolino, fuori l'aria, apro. Perfetto, pensa sempre di mantenere stabile il bacino. Alla prossima fermati con la gamba fuori, tieni la punta del piede mentre soffi fai dei piccoli cerchi, sempre continuando con la respirazione, tira ad allungarti verso l'alto, adesso cambia giro. Ok, alla prossima ti fermi e mentre soffi rientri al centro.
Riporta le braccia avanti sempre altezza spalle, solleva la gamba sinistra. Mentre soffi vai a distenderla verso avanti. Ok, torno, la porto dietro, piego sempre leggermente quella di appoggio. Mantengo le spalle basse, inspiro, torno, allungo, rilario, la porto dietro. Ok. Continua sempre quel movimento. Palle lontane dalle orecchie. Mi raccomando. Ok, ancora una volta. Ritorna poi al centro. Fatto tavolino la gamba, apri le braccia, mantieni. Quando inspiri vuoti il busto verso sinistra, mentre soffi ritorni al centro. Sempre fermo il bacino, mi raccomando, è solo il busto. Ok, pensi di avere il bacino bloccato. Torna, ancora uno. Torsione, fuori l'aria, ritorno. Mantieni la gamba a tavolino, mentre soffi la porti fuori, distendendola. Inspiro, torno, fuori l'aria, apro. Spalle basse, pensa che ti stiano tirando verso l'alto. Ok, alla prossima fermati con la gamba fuori, mantieni la punta del piede, mentre soffi fai un cerchio con la gamba. Continua sempre con la respirazione. Perfetto, cambia giro adesso. Alla prossima poi ti fermi e mentre soffi di nuovo al centro. Ok, rimani sempre con i piedi paralleli, larghi quanto il tuo bacino. Piega i gomiti. Mani in appoggio e allungati verso l'alto. Adesso inspira, mentre soffi, tengo i piedi paralleli anche le ginocchia ben allineate, scendi in uno squat. Inspiri, torni al centro, e mentre soffi, scendo ancora nello squat. Tengo le spalle basse, attenzione a non aprire le ginocchia, Rimane in linea, le ginocchia, anche la lombare rimane neutra. Continua quel movimento e continua con la respirazione. Ancora una volta, ok, ritorna poi al centro, parti ancora con i gomiti piegati, inspira e mentre soffi scendi ancora nello squat, ma stavolta porti le braccia verso avanti e verso l'alto, ritorni al centro, espiri, i gomiti, fuori l'aria, scendo, torna, l'aria, continua così, ombelico dentro, pare neutra, ne faccio ancora due. L'ultimo, ok, ritorna poi al centro, mantieni i gomiti piegati, porta soltanto la gamba destra fuori, ti vado a divaricare, punte leggermente extra ruotate, allungati verso il soffitto e mentre soffi ti pieghi sulle ginocchia, inspiro, torno e mentre soffi scendo, fai sempre attenzione a non portare avanti il busto, cresci sempre verso l'alto, perfetto, ombelico dentro, Carlo, fallo ancora per due volte. E alla prossima ti fermi con le ginocchia piegate. Rimani qua. Adesso inspira. Bacino sempre fermo. Ruota il busto verso destra. Fuori l'aria, torno. Inspiro. Vado verso sinistra. Al centro. Fai movimento fluido, Cerca di non andare a scatto. Quindi inspiro, torno. Inspiro, torsione. E andare torno al centro. Vado ancora per due volte. E ancora una verso sinistra. Ritorna qua, distendo le gambe, le mantengo di nuovo divaricate. E mentre soffio, mi piego di nuovo sulle ginocchia. Rimani con le gambe piegate, solleva tutte e due i talloni adesso. Appoggio i talloni, inspiro, fuori l'aria, li stacco di nuovo dal tappetino. Cerca sempre di non cadere in avanti con il busto. Perfetto. Alla prossima, rimani con i talloni sollevati. Mentre soffio, appoggia prima uno e poi l'altro. Senza però spostarti con i fianchi, quindi i fianchi sempre sulla stessa linea, solleva prima un tallone e poi l'altro, continua sempre con la respirazione, lo faccio ancora per due volte, mobilizza bene la caviglia, tanto il piede sinistro, torno al centro e vado a distendere intanto le gambe e lascio andare anche le braccia, ok, rimani con le gambe divaricate. Adesso inspira, mentre soffi, vai a stendere ancora il busto verso destra, solleva il braccio sinistro, torna al centro, mentre soffi vado a fare cambio. Torna, fuori l'aria a letto. Fanne ancora uno verso sinistra. Ritorno al centro, mentre soffi mi fermo qua. Riavvicina di nuovo i piedi, e torna con i piedi paralleli, sempre quanto il tuo bacino. Riporta le braccia avanti ad altezza spalle, solleva la gamba sinistra, la gamba destra a tavolino. Adesso inspira, mentre soffi, fai un passo indietro lungo, scendendo in una fonda e portando le braccia verso l'alto. Ritorna al centro, solleva l'altra gamba, sinistra, mentre soffi, passo indietro, scendendo nella fonda. Ritorno,
gamba a destra, quindi alterno sempre la gamba. Torno, parto prima con la gamba a tavolino, vado dietro, affondo, torna, gamba a destra, affondo, vado ancora per una volta. Ok, ritorna poi al centro. Adesso inspira, mentre soffi, fai ancora un passo indietro con la gamba sinistra, suave destra stamattina. Ok, lungo, scendo di nuovo in un affondo, appoggio il ginocchio destro a terra, mani in appoggio sul ginocchio sinistro. Ok, scivola leggermente avanti col piede sinistro, porta in avanti il busto e senti aprire bene l'anca. Mantieni la posizione, continua con la respirazione. Ok, adesso porta prima un braccio e poi l'altro al soffitto. Mantieni sempre le spalle basse. Lingo dentro l'ombelico, rimani qua. Ora appoggia le mani a terra. Ok, punto il piede destro, sollevo il ginocchio, vado a distenderlo. E mentre soffio, sposta anche l'altro piede e allunga la gamba, andando in una plank. Giro così si vede meglio. Mantieni la posizione. Chi vuole può appoggiare anche le ginocchia, eh? Allinea testa, spalle e bacino. Adesso mentre soffi, porta il gluteo al soffitto. Torna di nuovo nella plank. Inspira, spingi bene dietro le spalle. Fuori l'aria, torno, con il gluteo al soffitto. Ancora una volta, entra al centro, la plank, fuori l'aria, gluteo al soffitto. Fermo qua, piega le ginocchia, cammina in avanti, andando a raggiungere le mani e poi da qui srotoli di nuovo la colonna e ritorni al centro. Perfetto. Ok, solleva la gamba sinistra, mentre faccio un passo indietro, lungo, quindi di nuovo in un affondo appoggio il ginocchio a terra, mani, ginocchio destro, rilasso il dorso del piede, ok, mi porto in avanti col busto e mantengo. Continua sempre con la respirazione, ombelico dentro, mani qua, adesso porta prima un braccio, poi l'altro, soffitto, mantieni, continua sempre con la respirazione, ok, appoggia le mani a terra, lateralmente al piede, punta quello dietro, distendi il ginocchio, e mentre soffi allunga anche l'altra gamba, torna nella plank, e mentre soffi, riporta il gluteo soffitto, torno ancora nella plank, inspiro, palle bene indietro, fuori l'aria, tutto soffitto. Alla testa, non lasciarla cadere verso il pavimento. Allineala con la colonna, ancora uno, fuori l'aria. Ritorno al centro, piego le ginocchia, cammino di nuovo in avanti, in direzione delle mani, e mentre soffio farò srotolare di nuovo. E ritorno su, perfetto. Intanto mi giro verso il mio tappetino. Mani qua, porta le braccia al soffitto dentro l'ombelico, mentre soffi vai a srotolare, molla tutto, testa e spalle, inspira, riporta l'ombelico verso l'alto, mentre soffi risali, sempre una vertebra alla volta, torno su, fuori l'aria, srotolo, vado subito a piegare le ginocchia, intanto appoggio le mani a terra e mi porto sulle quattro zampe, ok, rilassa sempre bene il dorso del piede, mano che cade sotto la spalla, e testa in linea con la colonna. Adesso inspira, guarda verso avanti, mentre soffi, arrotonda bene la schiena, guardando verso l'ombelico. Inspira, guarda verso avanti, mentre soffi, arrotondo la schiena. Fallo ancora due volte, inspira, guarda avanti, l'ombelico, fuori l'aria, arrotondo. Ancora uno, inspiro, guardo verso avanti, fuori l'aria, arrotonda la colonna, ombelico dentro, fermati con la schiena rotonda, punta i piedi e mentre soffi, distendendo le gambe, porta i glutei al soffitto. Mani qua, adesso mentre soffi, attiva la camminata, quindi solleva dal pavimento, ma pallone e poi l'altro. Facendo sempre attenzione a non ruotare il bacino. Perfetto, venite qua soffitto, continua con la respirazione. Alla prossima ti fermi quando soffi e torna sulle quattro zampe. Rilassa sempre il dorso del piede e ti vai a sedere sui palloni. Il braccio in alto. Ritorna sulle quattro zampe intanto. Adesso punta i piedi, la testa la allinei bene con la colonna. Colonna che rimane in posizione neutra, dentro l'ombelico e mentre soffio stacco dal pavimento le ginocchia di pochi centimetri. Mi fermo qua, non andare in retroversione col bacino. Inspiro, torno,
e fuori l'aria sollevo di nuovo le ginocchia dal tappetino. Torno al centro, fuori l'aria sollevo, prima dentro l'ombelico, spalle bene indietro, fuori l'aria sollevo, ancora uno e mi fermo con le ginocchia sollevate stavolta. Ok, rimani qua. Adesso mentre soffri fai dei piccoli passetti con una gamba e poi con l'altra e poi torno le destra e il sinistro e poi rientro. Piccoli passi, mi raccomando, non vado ad estendere la gamba per il momento. Continua così. Ok, lo faccio ancora una volta. Alla prossima, estendi la gamba destra, estendi la sinistra, ritorna nella plank. Mantieni la posizione. Perfetto, continua con la respirazione. La testa, mi raccomando, non lasciare cadere, spingi il pentole bene indietro. Adesso appoggia a terra le ginocchia, torna a sederti sul tallone. Ritorna sulle quattro zampe e intanto porta le ginocchia indietro rispetto alla linea del bacino. Spingi bene i gomiti vicino al busto. Corpo leggermente avanti, il busto sempre, e inspiro, vado a fare un piegamento sulle braccia. Mentre soffio, mi stendo e vado a sedermi sui talloni. Faccio dinamico, torno al centro, porto in avanti con il busto. Inspiro, piegamento, fuori l'aria, torno e mi siedo sui talloni. Come sempre per il piegamento, uno scende quanto se la sente. Ok, prima mi raccomando come una tavola, fuori l'aria. Ancora uno, io faccio il piegamento, torno, mi siedo sui talloni, porto le braccia dietro, vado a scaricare i polsi, palmi a soffitto e mantengo. Adesso porto le mani vicino alle ginocchia e intanto vai a srotolare la colonna e ritorna al centro. Perfetto. Intanto mi appoggio a terra e sposto avanti le gambe. Ok, mi fermo in posizione seduta con le ginocchia piegate, mi dilato quanto il bacino. Perfetto. Porto intanto le braccia al soffitto, mi allungo e mentre soffio vado in retroversione col bacino portando le braccia avanti. Arrotonda bene la schiena, come a formare una C. La lombare, vado a srotolare, inspira. Mentre soffio in retroversione. Guarda verso l'ombelico. Inspiro, cresco verso l'alto, fuori l'aria, non sollevare i piedi dal tappetino, schiacciali bene giù, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, srotolo. Alla prossima, cresci verso l'alto e mentre soffi, torna in retroversione, lentamente srotola una alla volta le vertebre e scendi a terra, portando dietro le braccia. Ok, porto l'ombelico verso il tappetino e mentre soffi, torna in queste spalle, srotolo la colonna e ritorno in posizione seduta. Ok, se fai fatica, porta le gambe verso il petto e rotola su, Inspiro, faccia verso l'alto, fuori l'aria, srotolo, scendo a terra, sempre una vertebra alla volta. C'è indietro, l'ombelico, mentre soffi, risali. Palle lontane dalle orecchie, Ancora uno, cresci verso l'alto, l'aria srotola, faccia indietro, mi fermo. Pancia in su. Ok, guarda bene l'ombelico verso il basso. Adesso mentre soffi, solleva testa e spalle, sali nel crunch e intanto porti la gamba destra a tavolino, le braccia si battono invece all'altezza dei fianchi. Inspiro, torno e mentre soffi vado a fare cambio. Cambia gamba, torna al centro, gamba a tavolino, salgo nel crunch. Se hai bisogno di sostenerti il collo perché senti male, appoggio una mano sulla nuca, ok, mentre sali, altrimenti mani con le braccia tese, ok. Vado ancora una volta con la gamba sinistra, ritorna poi al centro e adesso mentre soffi sali nel crunch sollevando tutte e due le gambe a tavolino, ok, rimani a tavolino con le gambe, braccia indietro, mi appoggio a terra, fuori l'aria, torno ancora nel crunch, faccio ancora due. Al prossimo mi fermo nel crunch, rimani qua, okay. Porta tutte e due le mani sulla nuca e mentre soffi comincia a scambiare le gambe, stendi la destra e poi la sinistra, mantieni però le gambe a 45 per il momento, quindi continua a guardare verso l'ombelico, gambe a 45, una si flette, l'altra si distende. Ok,
Non sdraiarti a terra, quindi non rimanere giù. Sali bene con le spalle, cerca di mantenere solo la punta delle scapole in appoggio. Continua quel movimento. Fallo ancora per due volte. Alla prossima ti fermi. E mentre soffi, torni in appoggio a terra. Ginocchia al petto, mani in appoggio e premo leggermente. Ok. Intanto appoggio i piedi sul tappetino, mantenendo le gambe piegate e i piedi lati quanto il bacino, braccia invece lungo i fianchi e le allontano dalle orecchie e le spalle. Poi inspira, mentre soffi, schiaccia la lombare a terra, quindi fai una retroversione del bacino e srotola una volta le vertebre salendo nella posizione ponte. Inspiro, e mentre soffi, scendo a terra, sempre una vertebra alla volta. Inspira, schiaccia la lombare sul tappetino, retroversione, fuori l'aria, allo ponte, mollo lungo e mi raccomando, inspira e mentre soffi, ritorna di nuovo in appoggio sul tappetino. Alla prossima, inspira, fuori l'aria, schiaccia la lombare a terra, retroversione, salgo in posizione ponte e stavolta mi fermo qua. Adesso porta la gamba destra verso il soffitto e mantienila. Inspira e mentre soffi, quindi non c'è più quella gamba. Prova a lasciare andare un po' i glutei, ma attiva di più l'addome. Quindi anche sulla stessa linea, stabilizza busto e bacino. Tieni bene la punta del piede verso il soffitto e intanto vai a cambiare il giro. Ok, alla prossima ti fermi, mentre soffi, appoggia il piede destro a terra. Rimani in posizione ponte, vai a sollevare la gamba sinistra. Mentre soffi, segna il cerchio. Continua con la respirazione, non gonfiare la pancia. Cambia giro. Alla prossima ti fermi, mentre soffi, appoggi il piede sinistro a terra e srotoli una vertebra alla volta. E ritorno in appoggio. Riporta verso il petto le gambe. Schiaccia leggermente con le mani sulle ginocchia. Porto le mani dietro le cosce, vado a sollevare testa e spalle, attivo l'addome e intanto comincio ad ondolare. Mantieni la schiena rotonda, eh? Alla prossima, dondola più ampio e rotola su. Perfetto. Intanto vai a distendere la gamba destra. Tieni anche la punta del piede e porta le braccia ad altezza spalle. Allungati bene verso l'alto in schiena. Mentre soffi, retroversione del bacino, scendi a terra. Sempre una vertebra alla volta. Braccia indietro, inspiro e fuori l'aria, ritorno. Faccio la lombare a terra mentre salgo. Mi allungo. Inspira, retroversione. Se fai fatica a tenere una gamba tesa, torna pure con tutte e due le gambe piegate. Braccia indietro, scava l'ombelico. Fuori l'aria, schiena rotonda mentre salgo. Al centro mi allungo, ancora una volta, fuori l'aria, srotola, braccio indietro, tiro, scavo un pochino, fuori l'aria, risali. Ok, vado a cambiare gamba, schiena la sinistra, esce ancora verso l'alto, inspira, fuori l'aria, retroversione, srotolo, braccio indietro, scavo un pochino e risali. Non portare le spalle verso le orecchie, schiena rotonda, allungati. Rotola, braccia indietro, fuori l'aria, sali, ritorno in posizione seduta, stendi anche l'altra gamba, ok, porta i piedi a martello stavolta, cresci verso su, inspira, braccia verso l'alto, mentre soffi fai prima la retroversione del bacino, tieni le spalle basse, inspira, cresci ancora verso il soffitto e mentre soffi ti fletti in avanti. Spingi bene dietro lo sterno, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, retroversione, inspira, cresci verso l'alto, fuori l'aria, mi fletti in avanti, ancora uno, in, allunga, fuori l'aria, retroversione, schiena rotonda, allungati verso il soffitto, fuori l'aria, mi fletto, inspiro, cresco verso l'alto, fuori l'aria, srotolo e mantenendo le gambe tese, scendo a terra una vertebra alla volta, braccia indietro, mi fermo qua, riporto al petto le gambe. Ginocchia, perfetto. Adesso torna con le gambe a tavolino. Tieni le mani in appoggio sulle ginocchia, intanto vai a sollevare testa e spalle. Rimani nel crunch. Adesso mentre soffi, scambia di nuovo le gambe, però stavolta prova a farle scivolare verso il pavimento, quindi non più a 45. Oppure se non tieni l'addome, fai pure la variazione di prima, a 45. Altrimenti pensa di avere una pallina sotto al piede e di farlo scivolare verso il basso. Ok, non sdraiarti a terra, rimani su nel crunch,
Continua a scambiare le gambe. Fallo ancora per due volte. Torni al centro, diventa su. Un appoggio sulla pedina. Perfetto. Ora torna con le mani dietro alle cosce. Solleva di nuovo testa e spalle, mentre soffi attiva l'addome e comincia ad ondulare di nuovo. In rotonda mi raccomando. Alla prossima, dondola più ampio e ritorna su. Ok, da qua al giro. E mi siedo prima sui talloni. Braccia. Vado direttamente sulle quattro zampe. Dico come prima bene indietro le spalle, testa allineata alla colonna, dentro l'ombelico. In questo caso vado a distendere prima la gamba destra e poi la sinistra, ritorno in una planca. Allinea bene tutto, testa, spalle, bacino. Se te la senti di rimanere con le gambe tese, appoggia pure le ginocchia. A terra. Adesso inspira. Mentre soffi, riparte il gluteo su. Qua. Piega un pochino le ginocchia, mentre soffi con le mani, spostati indietro in direzione dei piedi. Trotola, risali al centro. Ritorna con le braccia sotto, inspira. Ok, e mentre soffi, trotola ancora verso il tappetino. Appoggia le mani a terra, cammina in avanti con le mani, ritorna di nuovo nella plank. Oppure come prima, se non te la senti, tu appoggia le ginocchia. Stringi bene i gomiti e mentre inspiri vai a fare un piegamento sulle braccia. Ognuno si scende sempre quanto se la senti. Ancora uno, inspiro. Poi là ritorno, riporto il gluteo spinto. Da qua mentre soffio mi sposto il piede con le mani. Ok. Trova di nuovo la colonna. Dentro la vertebra alla volta. Ritorna con le braccia verso su. Perfetto, dentro qua, poi l'aria srotolo. Appoggio le mani a terra, avvino di nuovo in avanti, ritorno in una plank. Mani qua, pensa sempre alla schiena, come se fosse una tavola. Scendi a pancia in giù, senza buttarti. Ok, perfetto. Infine, aumentando a pancia in giù, mi vado a distendere le braccia avanti. Ok. Largo quanto il bacino e le braccia larghe quanto il tappetino ci becca. Pollice è verso l'alto, quindi palmi si guardano, spingi bene dietro le spalle, fianchi aderenti al pavimento e porta l'ombelico al soffitto. Adesso mentre soffi, fatti a lungo, porti il braccio destro e gamba sinistra, ritorni al centro e mentre soffi vai a fare cambi. Solleva anche leggermente la fronte, mantenendo sempre la testa in linea con la colonna. Continua intanto quel movimento, quindi continua a cambiare gamba e braccio. Ok, la gamba, prima allunga la pensa di voler toccare con la punta del piede la parete che hai dietro e poi la sollevi. Non staccare però il fianco dal tappetino, mi raccomando, quindi la gamba non la slanciare. Fallo ancora per due volte, ancora una, ritorna poi al centro. Porta l'ombelico al soffitto, inspira, prima ti allunghi. E mentre soffi, solleva insieme stavolta gambe e braccia. Solleva un pochino anche la fronte. Mentre inspiri, ti appoggi di nuovo a terra. E mentre soffi, prima ti allunghi e poi vado a sollevarmi. Attenzione alla lombare, ok, sempre neutra. Torno al centro, fuori l'aria, mi sollevo. Prima spalle indietro, poi solleva gambe e braccia. Perfetto. Ancora uno. E poi rientra al centro. Fianchi sempre bene aderenti al tappetino, ombelico al soffitto. Adesso inspira, mentre soffi, solleva di nuovo sia le gambe che le braccia. E mantieni. Inspira, e mentre soffi, porta le braccia fuori, come se fosse un aereo. Mantieni. Ok. Adesso inspira, mentre soffi, porta con le gambe. Non oscillare con il busto, allunga bene le ginocchia, pensa sempre di voler allungare le punte dei piedi verso la parete che hai dietro. Anche la spalla non portarla in avanti, spingila bene indietro. Mi fermo al centro, torno con le gambe e con le braccia in appoggio. Mantieni sempre le braccia fuori. Inspira. E mentre soffi, vai a sollevare di nuovo insieme gambe e braccia. Perfetto. Mi fermo qua. E mentre soffi, faccio dei cerchi con le braccia. Dietro bene le spalle, continua con la respirazione, piccolo il cerchio, il movimento lo fa la spalla,
anche a giro. Alla prossima ti fermi e mentre soffi ritorna in appoggio a terra. Ok, ripartiamo dalla stessa posizione, sempre un bilico al soffitto. Mentre soffi vai a sollevare di nuovo gambe e braccia, spalle bene indietro. Ti fermo, intanto porta le braccia dietro lungo i fianchi, tira le palme al soffitto, spingi bene le spalle indietro. Mentre soffi fai delle piccole oscillazioni con le braccia, facendo sempre attenzione a non portare avanti la spalla, quindi spalla indietro, palma al soffitto e comincio ad oscillare. La testa rimane sempre allineata alla colonna, mi raccomando, continua con la respirazione. Ok, continua ad oscillare. Alla prossima ti fermi, mentre soffi torni in appoggio sul tappetino. Perfetto. Intanto porta le mani sotto alle spalle, dai piedi, mentre soffi stendo i gomiti, mi porto su con il busto. Vado a sedermi direttamente sui talloni. Faccio avanti. E poi spostando le mani vicino alle ginocchia, schiaccio bene i glutei sui talloni e vado a srotolare la colonna. Perfetto. Vado intanto in ginocchio, mantenendo i piedi larghi quanto il mio bacino. Giro così meglio. Bianchi sulla stessa linea, braccia avanti ad altezza spalle, inspira, pensa sempre alla schiena come a una tavola e mentre soffi vai nella Z. Inspiri, torni al centro e mentre soffi torno nella Z. Bene, sempre dietro le spalle, cresco verso l'alto, inspira, fuori l'aria, torno in Z. Inspira, porta le braccia al soffitto e mentre soffi scendi ancora nella Z. La lombare rimane neutra, mi raccomando, inspira, torna con le braccia avanti, fuori l'aria, braccio al soffitto, torno in Z. Ancora una volta, inspiro, torno, fuori l'aria, torno in Z, inspiro, torno al centro e mentre soffio lascio andare le braccia. Intanto mi appoggio sul lato destro, perfetto, e vado ad appoggiarmi bene sul fianco anche, mi appoggio sul gomito però, ok. Le ginocchia le mantengo piegate e gli addomini li porto verso di te. Mi raccomando qua e pensa a una mano che ti spinge su, non lasciarti cadere verso il pavimento. Perfetto. Intanto appoggia l'altra mano sul fianco. Tieni i piedi uniti, li vai a sollevare dal tappetino. Da qua, spalla bassa, mi raccomando. Mentre soffi, apro e chiudo la gamba che ho sopra. Chiudi, fuori l'aria. Non cedere, sempre la mano che ti spinge su, spalle basse lontano dall'orecchio, non spiaggiarti, ok? Fallo ancora due volte, alla prossima ritorni al centro, appoggia la gamba a terra, ok? Adesso distendo il braccio, inspiro e mentre soffio vado a sollevare il fianco dal tappetino, ok? Inspiro, torno sempre senza cadere indietro, fuori l'aria mi sollevo. Cerca di aprire bene le anche che rimangono sulla stessa linea. Torna, espira, fuori l'aria, vado su. Fallo ancora una volta. Al centro, fuori l'aria, sali. Ritorno qua. Torna con la mano in appoggio sul fianco stavolta. Mi espira e mentre soffi mi sollevo con il fianco e intanto vado a distendere la gamba. Io sopra, pensa di scivolare in là con la gamba. Ritorna. Fuori l'aria, sali e mi allungo, ok, torno al centro, fuori l'aria, fallo ancora una volta e prova a rimanere su, ok, rimani qua, piede a martello, mentre soffi, fai delle piccole spinte al soffitto, continua con la respirazione, ok, non cedere, mi raccomando, alla prossima ti fermi e mentre soffi ritorni al centro. Mano libera, mi appoggio, mi porto su, rimando sempre verso lo schermo, vado a mantenere le ginocchia piegate, le carico, piedi larghi quanto il bacino e mi allungo verso il soffitto, porto le braccia fuori in linea con i fianchi, cresci verso l'alto, non cadere indietro, non stare in retroversione, inspira, inspiro, mi allungo, fuori l'aria, rifletto il busto verso destra, mantieni le spalle basse, inspira, torna al centro, mentre soffi vai dall'altra parte, non sollevare i glutei dal tappetino, anche il bacino, sempre come se fosse bloccato,
uno al centro, vado a flettere. Ancora uno verso sinistra. Aria. E poi rientro al centro. Mi avvicino intanto le gambe. Mi porto sul lato sinistro. E torno in appoggio sul gomito. Ok. Il gomito quindi cade sotto la spalla. Spalla lontana dall'orecchio. Fianchi e spalle sulla stessa linea. Gambe piegate. Mani in appoggio sul fianco. Sollevo intanto i piedi dal tappetino e mentre soffio vado ad aprire la gamba su. Lo chiudo fuori l'ariarmo. Attenzione a non ruotare il bacino e quindi ognuno apre sempre in base alla propria mobilità dell'anca in questo caso. Ok, non lasciarti cadere, pensa sempre alla mano che ti spinge su. Perfetto. Fallo ancora una volta. Ritorna al centro, appoggia i piedi a terra. Mani su, abbassa bene la spalla, vado a distendere il braccio. E mentre soffio mi sollevo con il fianco. Torno e fuori l'aria risali. Tieni sempre le anche bene aperte. Torna al centro, fuori l'aria sali. Ancora una volta, inspiro, torno. Fuori l'aria, vado su. E ritorno al centro. Ok. Mani qua. Adesso inspiro, torna con la mano in appoggio su. Anche mentre soffi vado a sollevare di nuovo dal tappetino, vado a distendere la gamba. Pensa sempre di allungarti, eh? Inspira, torna e fuori l'aria sali. Pensa di voler toccare con la punta del piede la parete. Alla prossima, rimani su. Se non te la senti di rimanere su, rimani pure con il fianco appoggiato, eh? Ok, piede a martello. Mentre soffi, fai delle piccole spinte al soffitto. Continua con la respirazione. 3, 2, 1, rientra al centro, mano libera, inspiro di nuovo verso il tappetino, ok, vado con le mani ad agganciare le ginocchia, appoggio la fronte sulle ginocchia e rilasso la zona lombare, indietro. Ancora rientra al centro. Appoggio intanto le mani dietro alle cosce e lentamente srotola la colonna a terra. Porta le ginocchia al petto, mani in appoggio, ghiaccio e prego leggermente. Intanto porta a tavolino le gambe, le braccia le porti indietro, palmi al soffitto. Vuole sostenersi il collo, appoggio una mano oppure tutte e due sulla nuca. Adesso inspira, mentre soffi, sali nel crunch, porta le braccia all'altezza dei fianchi, mentre continui a soffiare, oscilla 5 volte con le braccia. Ok, inspiro, mi appoggio a terra, fuori l'aria sali, oscilla sempre 5 volte, guarda verso l'ombelico, inspiro, torno, fuori l'aria sali. Ok, ancora una volta. Ritorno poi al centro e mi appoggio a terra, gambe al petto. Ora riparto dalla stessa posizione di prima. Torno con le braccia indietro e scavo l'ombelico. Come prima, chi vuole sostenersi il collo, mano sulla nuca. Fuori l'aria, sali nel crunch, distendi le gambe a soffitto, intanto oscilla 5 volte con le braccia. Torna al centro, inspira. Fuori l'aria, sali. Cambia braccio poi, sai la mano sotto alla nuca. Ok, torna al centro. Fuori l'aria, sali, oscilla. Sempre 5, spalle lontane dalle orecchie. Lo faccio ancora una volta. Sali nel crunch, oscilla. Ritorna al centro. Cambia al petto. Ok. Intanto appoggi i piedi sul tappetino. Mantengo le gambe piegate e le braccia lungo i fianchi. Vado a scaricare un pochino il collo prima, quindi vado a ruotare la testa verso destra. Ritorno poi al centro e vado a ruotarla verso sinistra. Fallo ancora per due volte. Destra, rientro al centro e poi vado a sinistra. Qua, centro, gambe piegate, piedi sempre in appoggio. Resta, inspira, mentre soffi, schiaccia dalla lontana a terra, srotola una volta le vertebre, allinea bene i fianchi e le spalle. Adesso porta le braccia al soffitto, spingendo bene le spalle sul tappetino. E mentre soffi, porti la gamba destra verso l'alto. Appoggi il piede destro e verso la gamba sinistra. E alterna le gambe.
fino alla respirazione. Fallo ancora due volte. Ancora una con la gamba sinistra. Ok, fermati poi al centro. Scendi con il bacino, mi raccomando, Rimani su. Adesso, mentre soffi, porti la gamba destra al soffitto e il braccio sinistro indietro. Torno e inverto la gamba e il braccio. Questo è il cambio. Braccio sempre opposto a gamba. Attenzione a stabilizzare il bacino, il busto, palle lontane dalle orecchie. Fallo ancora una volta. E al centro, e mentre soffi, abbassa le braccia e poi srotola la colonna. Ok, porta una alla volta le gambe a tavolino, braccia lungo i fianchi oppure come prima che sostieni il collo con una mano. E mentre soffi, sali nel crunch. Mi fermo nel crunch. Mentre inspiro, oscillo 5 volte con le braccia. Quando butto fuori l'aria, continuo ad oscillare ma distendo le gambe al soffitto. Guardo verso l'ombelico. Inspira, sempre 5. Mentre soffi, ne fai altre 5 distendendo le gambe. Se non te la senti di allungarla, rimani sempre con le ginocchia flesse. Allunga. Inspiro, sempre 5. Fuori l'aria, ne faccio altre 5 distendendo le gambe. Ok. Continua, allontana le spalle dalle orecchie e continua a guardare verso l'ombelico. Non sdraiarti a terra, quindi mantieni bene le spalle sollevate. Ok, rimani bene nel crunch. Inspiro, faccio gli ultimi 10, sempre 5. Fuori l'aria ne faccio altri 5. E mentre soffio, mi appoggio a terra. Lancio bene a terra. Ok. Intanto riporta le ginocchia a tavolino, braccio lungo i fianchi oppure fuori, se preferisci. Andiamo a fare una torsione del bacino, verso destra, dentro e vado verso sinistra. Cambia sempre lato, respirazione. Lo faccio ancora due volte. E l'ultima verso sinistra. Torna poi qua, al centro. Torna con il piede appoggio sul tappetino e le braccia lungo i fianchi. Inspira, scava l'ombelico, lombare verso il pavimento, retroversione, torna in posizione ponte. Adesso riporta le braccia verso l'alto. Porta ancora la gamba destra verso il soffitto, mantieni le braccia ferme. E mentre soffi, vai scendere la gamba verso il pavimento. Le cosce rimangono però parallele. Inspiro, torno al centro, fuori l'aria, abbasso la gamba. E mi sento troppo instabile, torno con le braccia in appoggio e vado solo con la gamba, altrimenti rimani con le braccia al soffitto. Ancora uno, inspiro, torno e mentre soffio appoggio il piede destro a terra. Stabilizza la posizione ponte, allinea bene i fianchi, solleva la gamba sinistra. E mentre soffi scendi con la gamba, non con il bacino, mi raccomando, quindi dovrai avere sempre fianchi e spalle sulla stessa linea. Ok, allunga bene il ginocchio. Alla prossima ti fermi, mentre soffi appoggi il piede sinistro, abbassi le braccia e srotoli di nuovo la colonna sul tappetino. Porta subito le mani sulla nuca, solleva una alla volta le gambe, tavolino, e mentre soffi sali nel crunch andando in torsione verso destra, torni al centro e poi vado verso sinistra. Le gambe rimangono sempre a tavolino, i gomiti sono leggermente chiusi e pensa di andare in direzione della coscia. Attenzione al collo, non schiacciare il mento contro lo sterno. Pensa sempre di avere la mela sotto. Scava l'ombelico, fallo ancora due volte e l'ultima verso sinistra. Staccati bene dal tappetino con le spalle. Ritorna poi al centro, tieni le mani in appoggio sulla nuca, sempre gambe tavolino. Adesso mentre soffi, sali nel crunch, vai a distendere la gamba destra e intanto vado verso sinistra, in torsione, torno al centro e vado a fare cambio. Torna tutte le volte a tavolino prima, mi appoggio e vado a cambiare, lo faccio di nuovo. Ok, peso della testa in appoggio sulle mani, mi raccomando. Bene. Ancora uno, ritorna poi al centro, fermati qua, dentro l'ombelico. Adesso mentre soffi, tagli ancora nel crunch, però stavolta rimani su e non sdraiarti a terra. E mentre soffi, comincia a scambiare le gambe.
carico, rimangono il crunch, ma l'intorsione viene da una parte e poi dall'altra. Attenzione, sali bene verso avanti, i gomiti vanno verso la coscia. Ok, continua con la respirazione. Faccio ancora due scambi. L'ultimo, torno al centro e mi appoggio a terra. Ginocchia al petto, mani appoggio, prendo in mente. Fermo qua. Tengo le mani appoggiate alle ginocchia e intanto vado a disegnare dei cerchi con le gambe. Dondolo un po' anche con il bacino. Ok, dalla stessa parte. E poi vado a cambiare giro. Perfetto. Ritorno poi al centro, mani sempre in appoggio sulle ginocchia, appoggia la gamba destra, la gamba sinistra a terra, stendendola. Ritorno al centro, vado a cambiare gamba. Ritorno con le gambe verso il petto. Con le mani vado a prendere le caviglie, quindi passo all'interno, mantengo i piedi uniti e vado a divaricare le gambe. Intanto le riavvicino, appoggio i piedi a terra, mantengo i piedi uniti, divarico di nuovo le gambe e porto le braccia in. Avvicina le ginocchia, riporta le gambe al petto, riporta le mani dietro le cosce, attiva l'addome, solleva testa e spalle, mantieni la schiena rotonda. Intanto comincia ad ondolare. Ondolo piccolo. Pressione sempre alla schiena, non date. Non portatevi giù. Schiena rotonda, alla prossima. Dondola e vai in equilibrio sul bacino stavolta. Ok, apri bene le spalle, mantieni la retroversione del bacino. Adesso mentre espiri vai ad ondolare e quando soffi torna in equilibrio sul bacino. Inspiro, dondolo, fuori l'aria, torno. Sempre schiena rotonda, mi raccomando. Perfetto. Fallo ancora una volta. E alla prossima fermati in equilibrio sul bacino. Mani qua. Appoggi i piedi a terra, vado a distendere le gambe, rifletti prima in avanti. Srotolo con la colonna, ritorno al centro, mi allungo bene verso l'alto, pensa come se fossi appoggiato ad una parete, quindi largo quanto il bacino, porto i piedi a martello, braccia avanti ad altezza spalle, mi allungo al soffitto. Inspira e mentre soffi fletti in avanti la parte alta del busto, pensa di avere il bacino bloccato. Inspiri, torni al centro, ti allunghi, fuori l'aria, mi fletti in avanti, cava l'ombelico, inspiro, torno, cresco al soffitto, fuori l'aria, fletto, ancora una volta, inspira, torna al centro, fuori l'aria, fletto, inspiro, torno al centro e mentre soffio srotolo di nuovo la colonna sul tappetino, braccia indietro, gira, cava l'ombelico verso il basso e mentre soffio cristalli, sempre srotolando, schiena rotonda, allungati, braccia su, inspira, fuori l'aria, braccia avanti, retroversione, schiena rotonda, srotola, braccia indietro, inspira, cava l'ombelico, risali. Ok, fermo al centro, intanto lascio andare anche le braccia. Vado a piegare le ginocchia, giro, torno prima in appoggio sui palloni. Vado avanti, lungo. Fermati in appoggio sui palloni, occhio soltanto le braccia fuori. Da qua vai ad ondolare con il bacino verso destra e poi verso sinistra. Lasta la zona lombare. Dondolo da una parte e poi dall'altra. Lo faccio ancora due volte.
anche lui, ma verso sinistra. Un po' al centro, sposto avanti le mani e vado sulle quattro zampe. Ok, tenetevi di largo quanto il bacino e testa in linea con la colonna. Adesso porta il braccio destro fuori. Da qua, inspiro, ruoto il busto, guardo verso il soffitto e mentre soffio vado nella torsione, mantenendo però i fianchi allineati. Ok, inspira, guarda verso l'alto e mentre soffi, ma è ancora nella torsione. Lo sguardo segue la mano, quindi sia quando vado verso il soffitto e quando ruoto il busto. Vado ancora una volta, inspira, fuori l'aria, torsione e ritorno al centro. Vado intanto a cambiare braccio, guardo il braccio fuori, inspira, torsione, guardo verso il soffitto, fuori l'aria, torsione. Ok, inspira, fuori l'aria, lo faccio ancora una volta. Guardo subito e fuori dalla torsione. Ritorno al centro, mi fermo sulle quattro zampe. Vado verso avanti, spina piatta, inspira, fuori l'aria, guardo verso l'ombelico, spina rotonda. Tiro al centro, guardo avanti, fuori l'aria rotondo. Ancora una volta, inspira, guardo avanti, fuori l'aria, rotonda, rotonda, rotonda. Ritorno al centro, punta i piedi, porta le mani vicino alle ginocchia e mentre solleva le ginocchia dal tappetino, mi appoggio con i talloni, mi fermo qua. Adesso guarda avanti, tieni pure le mani appoggiate al tappetino e soffi, stendi le gambe guardando verso l'ombelico. Inspiro, torna, prima guardo verso avanti, fuori l'aria allunga. Ancora uno, inspira, guardo avanti, fuori l'aria, stendo le gambe. Fitto, lentamente proprio la colonna e rientro. Ok, ancora una volta. Vado intanto a sciogliere le spalle, così il cerchio. Perfetto. E poi mi fermo qua. Intanto vado ad appoggiare la mano destra, l'orecchio sinistro, vado ad inclinare il collo, porto il braccio fuori e spingo con la mano verso l'esterno. Ritorno al centro, vado a cambiare, con un pelino, braccio fuori. Torno, lascio andare tutto. E porto le mani sulla nuca, avvicino i gomiti e intanto passo il mento. La trazione verso avanti, ritorno su, apro i gomiti, inspira, l'aria, torno col mento verso l'esterno. Ritorno poi al centro, incrocio le mani, giro i palmi a soffitto e mi allungo. E poi lascio andare tutto. Perfetto. Varica un pochino le gambe, lascia le punte leggermente extra ruotate e porta le braccia su, unisci i palmi. Tieni, inspira, mentre soffi, fletti il busto verso destra. Accendi, inspira, poi l'aria rifletto verso sinistra. Torno, fletto ancora il busto verso destra. Ancora una volta, inspira, l'aria rifletto verso sinistra. Ritorno al centro, aggancio le mani, lascia i gomiti morbidi, rimani qua. Adesso mentre soffi, fletti il busto verso destra, le ginocchia, lasciati cadere in avanti, sgancia le mani, fai un giro completo e ritorna su, incrocio di nuovo le dita. Ok, fuori l'aria, rifletto verso sinistra, lascio cadere, mollo le mani e ritorno al centro. Ok, rimani qua e poi lascia cadere le braccia, molla. Poi di nuovo le spalle, mi fermo con le gambe divaricate, vado a piegare le ginocchia, inspiro, questo soffio, rilascio, inspira,
Mario, rilascia. Inspiro. Lentamente. Lascia cadere il resto del tempo. Inspira, lascia andare tutto. E poi srotola, dentro alla volta, le vertebre. E ritorna al centro. Riavvicina entrambi i piedi. E abbiamo finito. Grazie a tutti. Bravi.